Siccome sono iscritto alla comunità pastorale, mi hanno chiesto se c'è una diretta. Potrebbe essere, dovrei essere anch'io. Se è stata la campanellina, però. Ma che cacchio, non so. Ecco, vediamo un po'. Ok. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Chiediamo. Vieni qua. Domenico. Dovrebbe venire qua a parlare. Non so perché non lo so. Non ci vedono. Ecco così. Porta il bicchiere. Ma stanno parlando o no? No, nessuno sta parlando. Stanno aspettando. Qua è Don Gabriele, sì. No, è vero. Mi parla se è Don Gabriele. No, è Don Maurizio. Francesca, aspettiamo le 9, eh? Eccolo. Siamo due qua, io e la Pina, mi vedi? Ah, ecco, sì. Buonasera. Buonasera. Io sono... Ecco, c'è anche Don Domenico, bene. Ci sono. Ciao a te, Don Maurizio. Sì. Ah. Aspetta. Tra qualche minuto iniziamo, perché qualcuno si sta ancora magari collegando, qualcuno seguirà come sempre da YouTube. Eccoci. Aspettiamo. Come sempre l'invito è, se non parliamo noi direttamente, a tenere chiuso l'audio, in modo che non entrino rumori strani, d'accordo? Ecco, teniamo chiuso l'audio, a meno che dobbiamo intervenire, allora lo riattiviamo. Va bene? Va bene. Thank you.
spingi. Bene, mi pare che sono le 9, eh? Direi che possiamo cominciare. Iniziamo con una preghiera molto semplice, non apriamo i microfoni, altrimenti non riusciamo a sincronizzarci. La dico io, la preghiera, il Padre nostro, e voi seguite, eh? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene, e ben arrivati, benvenuti a tutti. Non posso fare l'elenco di tutti personalmente, ma ben arrivati a tutti, soprattutto a Don Domenico e a David, che questa sera ci aiuteranno. San Giuseppe quest'anno cade in un anno molto particolare, che è quello dell'anno dedicato a lui, così almeno lo ha voluto Papa Francesco dall'8 dicembre dello scorso anno. Questo anno è un po' segnato dalla presenza di San Giuseppe e dall'accompagnamento di San Giuseppe nella nostra vita e nella vita delle nostre comunità. Abbiamo pensato un poco come valorizzare questo giorno. E così, parlando con Don Domenico, ci è venuta un po' questa idea di lasciarci guidare nella conoscenza di San Giuseppe da un altro santo, che è San Luigi Guanella, che è molto legato alla nostra comunità per la presenza appunto dei guanelliani a Barza. San Luigi Guanella è stato un grande devoto di San Giuseppe, tanto è che appunto la prima grande basilica che ha costruito a Roma, al Trionfale, è a lui dedicata, e ha realizzato questa opera che direi grandiosa. Poi ce ne parlerà anche un istante Don Domenico, quest'opera grandiosa, confidando nella provvidenza e confidando nella intercessione di San Giuseppe. Ecco, e quindi abbiamo messo insieme un poco queste due realtà, la figura di San Giuseppe e la devozione a San Giuseppe che ha avuto in modo particolare
San Luigi Guanella. Io mi fermo qua e do subito la parola a Don Domenico, che comunque già fin da ora ringrazio. Quindi grazie a te Don Maurizio, grazie a tutti voi. Ecco, grazie perché nel parlare di San Giuseppe, che certamente oggi è lui il protagonista, ci hai dato la possibilità anche di parlare di Don Guanella. Ecco, per noi è sempre una bella cosa raccontare anche un po' del nostro padre fondatore. E niente, così la devozione a San Giuseppe nella famiglia guanelliana ha radici profonde. È nata, si è sviluppata in Don Guanella già nel periodo della sua infanzia, ma poi si è trasformata nella sua congregazione fin dalla nascita. Potremmo dire che è lievitata insieme alla sua opera. E il contesto storico in cui si pone la nascita e lo sviluppo della congregazione, delle congregazioni di Don Guanella, è un momento, è un ambito ecclesiale dove era favorita un po' la riscoperta del culto a questo grande santo, San Giuseppe. Proprio nella metà dell'Ottocento si sviluppò un crescendo verso questa figura di santo che potremmo dire non è uguale sugli altri santi. E questo grazie all'opera dei papi. Poi lo vedremo anche dopo, ma Pio IX elesse San Giuseppe patrono universale della Chiesa, e poi i papi successivi fecero un po' a gara, quasi per arricchirlo di altri titoli. Poi Leone XIII, che è il papa sotto il cui pontificato nascono le congregazioni di Don Guanella, è tra i devoti più illustri di San Giuseppe e scrive proprio un'enciclica dove si esprime così, in questa enciclica Quam Quam Pluries, che è dedicata a San Giuseppe. Scrive così Leone XIII: se Dio diede Giuseppe alla Vergine come suo sposo, certamente non glielo diede soltanto come sostegno della vita, come testimone della sua verginità, come custode del suo onore. In forza del vincolo coniugale lo fece anche partecipe dell'eccelsa sua dignità. Da questa dignità derivano naturalmente tutti quei doveri che la natura impone ai padri di famiglia. Ecco, proprio su questa riflessione Don Guanella imposta la sua particolarissima predilezione verso San Giuseppe, che lui colloca un po' sul piedistallo più alto, fra i santi che sceglie un po' come patroni della sua congregazione. Scrive così: Giuseppe fu scelto dal Padre Eterno ad essere capo della famiglia, della Sacra Famiglia. Così il grande santo, al quale ubbidirono Gesù e Maria, deve troneggiare in tutte le case dell'opera. E allora, tra le tante ragioni che spiegano la grande devozione di Don Guanella verso San Giuseppe, c'è il fatto che San Giuseppe ebbe il privilegio non solo di vivere, ma anche di concludere la sua vita terrena assistito da Gesù e da Maria, meritando proprio per tale privilegio il patrocinio dei Moretti. E a questo titolo, lo anticipava già Don Maurizio, ci soffermeremo un po' nella nostra riflessione, a questo titolo Don Guanella volle dedicare proprio questa chiesa romana che andava sorgendo nel quartiere Trionfale, l'attuale basilica parrocchiale di San Giuseppe, che ora sorge in un quartiere popoloso. Però all'inizio, nel 1908, quando inizia la costruzione, poi venne inaugurata nel 1912, nasceva in mezzo a povere baracche, alle pendici di Monte Mario, tra l'altro sul lato, la riva destra del Tevere, che era isolato, era zona deserta. San Pio X stesso, che volle questa basilica, altro devoto di San Giuseppe e estimatore di Don Guanella, osservava dalla finestra del suo appartamento il sorgere lento delle mura perimetrali di questa nuova basilica. Ecco, io vorrei partire proprio da qui, e lo facciamo attraverso un filmato breve, 5 minuti, intitolato La nostra basilica, perché ci introduce bene, fa da ouverture alla riflessione che poi faremo insieme sulla devozione di Don Guanella a San Giuseppe. Nella città del Papa,
A ridosso delle mura vaticane sorse ai primi del secolo scorso la chiesa di San Giuseppe al Trionfale, affidata sin dalla sua costruzione alla cura pastorale dei padri guanelliani, che sull'esempio del loro fondatore San Luigi Guanella rappresentano da sempre un punto di riferimento per i giovani, i bisognosi e le famiglie del territorio. San Luigi Guanella, apostolo della carità, volle ardentemente l'edificazione della Chiesa per diffondere il culto dello sposo di Maria come centro propulsore di orazione per la salvezza di chi si affaccia all'ultimo tratto della vita terrena e in omaggio a Pio X, grande sostenitore dell'opera guanelliana. Fu così che tra gli estesi prati Don Guanella benedisse il Tempio celebrandovi la prima messa il 19 marzo 1912. Il Tempio, costruito su progetto del servo di Dio Aristide Leonori ed elevato alla dignità di Basilica Minore nel 1970, ancora oggi presenta il portone centrale dismesso all'epoca dal Duomo di Milano e fortemente voluto da Don Guanella a segnare il ponte ideale costruito dal santo fra la sua amata terra di Lombardia e la città di Pietro. Quelle vecchie porte, che avevano visto la vita milanese di oltre 4 secoli, ancora accolgono fedeli e pellegrini. Varcata la soglia, si accede alla cappellina laterale, dove da sempre si venera il simulacro di San Giuseppe. L'aula liturgica, composta di una navata centrale e 2 laterali, separate da 10 imponenti colonne marmoree provenienti dalle cave di Baveno, è illuminata dalle vetrate artistiche istoriate in cui si narra la vita di San Giuseppe e dei Santi. I mosaici dell'abside, del catino absidale e dell'arco trionfale che lo precede risalgono ai primi anni 60 e sono stati eseguiti dai fratelli Toniutti della Scuola del Mosaico di Spilimbergo su cartoni dei fratelli Eroli di Roma. 3 grandi riquadri ornano l'abside. Lo sposalizio di Giuseppe e della Vergine sul lato sinistro e la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo sul lato destro. Posto al centro dell'abside è la scena che rappresenta il transito di San Giuseppe. Questo evento della vita del santo ha rappresentato per San Luigi Guanella un momento fondamentale, tanto da istituire la Pia Unione del Transito di San Giuseppe con sede proprio presso la Basilica, per mantenere vivo nei fedeli il pensiero e la preghiera in favore dei morenti di ogni giorno. Al santo fondatore è dedicata la cappella alla destra dell'altare, impreziosita da un mosaico che rappresenta San Luigi Guanella prendere 2 pani dal cesto bronzeo che costituisce il tabernacolo e offrirli ai poveri. In fondo alla crociera destra è collocata la cappella dedicata alla Madonna della Divina Provvidenza in onore della Vergine protettrice delle figlie di Santa Maria della Provvidenza, l'ordine femminile voluto da Don Guanella che ancora oggi fa parte della comunità di San Giuseppe al Trionfale. Un imponente soffitto ligneo a cassettoni sovrasta tutta l'aula liturgica. Le ore della giornata della preghiera della Basilica sono scandite dalla grande torre campanaria, composta da 8 campane, 5 di queste provvigionate da Don Guanella nel 1912. Le altre sono un dono dei fedeli e risalgono al 1955. La torre sovrasta l'oratorio di ieri e di oggi, cuore pulsante della Basilica. Salvare le anime, questo era l'ideale di San Luigi Guanella, quello stesso ideale che la comunità della Basilica di San Giuseppe al Trionfale persegue con la preghiera e con opere di misericordia e carità.
Bene. Ecco, ho fatto un po' da sigla iniziale questo video. E in questo tour così ideale nella Basilica possiamo cogliere quanto è stato importante San Giuseppe per Don Guanella e anche quanto era vivo nel desiderio suo e che poi ha realizzato di farlo conoscere e soprattutto di rivolgersi a lui con un'intenzione tutta particolare per una fascia di bisognosi spesso dimenticata, che è quella dei morenti. Poi lo vedremo. Ecco, entriamo però nell'argomento, intanto chiedendoci da subito il significato di devozione. Cos'è la devozione nel pensiero e nella pratica di Don Guanella? Devozione era per lui, così come per tante anime sante, un particolare atteggiamento di attenzione e di venerazione verso i singoli misteri del Signore, della Madonna, dei Santi, con le relative pratiche religiose. E lui favorì questo zelo apostolico, con zelo apostolico la pietà popolare, ecco, oltre a quella liturgica, sia quando era parroco nei primi 20 anni del suo sacerdozio, quindi in cura di anime, nei paesi e fra la gente semplice in cui è stato, ma poi anche nell'altro ventennio, cioè da fondatore, in case aperte a soggetti deboli, limitati, nella loro facoltà, nelle loro facoltà fisiche e psichiche, capaci però di capire, di esprimere la fede anche con atti devozionali concreti, semplici, sensibili. Ma poi devozione per Don Guanella non era solamente pietà popolare, cioè non era solamente preghiere, immagini, statue, processioni, eccetera, no. Significava principalmente anche un'altra cosa, cioè amore a Dio e ai santi e fiducia nella loro intercessione. Quanto ci credeva Don Guanella in questo? Cioè significava imitare le virtù evangeliche praticate, insegnate da Gesù e coltivate poi dalla Madonna e dai Santi. Questa era devozione per lui. E così tra i Santi venerati da Don Guanella e a cui affidava se stesso, le sue opere, un posto particolare là San Giuseppe, appunto, San Giuseppe sposo della Vergine Maria. Scrive, dopo che in Maria, che Gesù è in Maria, la nostra fiducia è pure riposta in San Giuseppe, il patrono della Chiesa Universale, il dispensatore delle divine grazie, lo speciale protettore degli istituti pii. Ecco, devozione che, dicevo prima, era nacque in Don Guanella innanzitutto nel suo ambiente familiare, però crebbe in modo più consapevole durante la sua formazione, cioè negli anni di seminario a Como, dove si segnalava Don Guanella già fra i suoi compagni sempre di più per la sua pietà. Si era abbonato in quegli anni a varie riviste, Divoto di San Giuseppe, una rivista di Giuseppini, Il Messaggero del Sacro Cuore, e oltre a abbonarsi a queste riviste per una sua formazione, ecco, con zelo le diffondeva anche. Ma poi una figura che incise in modo del tutto particolare in Don Guanella, nel giovane Guanella seminarista, fu il rettore del seminario di quegli anni, nel seminario Sant'Abbondio di Como, Don Angelo Bolzani, il quale, ecco, fra i vari contenuti formativi, scrisse a puntate la storia del culto di San Giuseppe nella città e nella diocesi di Como. E sicuramente è lui stesso a dirlo, quanto questa storia, questi racconti che lui così infervoravano i seminaristi. E proprio in una di queste puntate dei suoi racconti riporta questo entusiasmo che c'era fra i seminaristi. Vi ho riportato lì il passaggio che però rende l'idea del clima che c'era in quel seminario, che portava, ecco, questi giovani a appassionarsi della figura di San Giuseppe, che in quegli anni, ecco, veniva, diciamo, enfatizzato il culto, veniva rilanciato. Scriveva, è cosa di assai consolazione il sapere quanto entusiasmo per la glorificazione del Padre, custode e tenerissimo nutrizio di Gesù, infiammò il petto dei nostri allievi del seminario. Essi tutto zelo a solennizzare le feste, a dare il proprio nome alle diverse istituzioni in onore al santo, a leggere i privilegi e le grazie, e infine a diffondere ogni genere di libretti, pagelle, immagini,
onde comunicare a quanti più possono la bella fiamma di devozione a San Giuseppe, onde sono compresi. Da che è facile presagire il più che vorranno e potranno in proposito operare una volta siano in mezzo ai fedeli, costituiti maestri e modelli ai popoli. E qui va avanti, potremmo dire che questo auspicio del rettore di Don Bolzani si realizzerà nella vita di Don Guarella, tanto che proprio nel suo ministero sacerdotale, come anche in quello caritativo, la figura di San Giuseppe la fece propria e la rilanciò. Negli anni di Pianello, che è una delle sue esperienze in cura d'anime, in un'operetta che scrive proprio in quegli anni, Il pane dell'anima, che era una raccolta di conferenzine che faceva, su San Giuseppe si registra così: Giuseppe si reputa buon diritto che sia il primo dei santi. Fu primo perché, essendo stato deputato per sposo di Maria Vergine, ne tenne di questo ufficio solo quanto fu di gloria a Dio. Fu padre a Gesù, ma solo quanto valse per coprire il mistero ineffabile dell'incarnazione. In vita apparve solo poche volte, quando volle l'onore del Signore. Dopo morte il suo nome rimase oscuro per tanti secoli, finché la gloria di Dio dispose che fosse più manifesto. Nel restante, per gloria a Dio, Giuseppe sostenne non pochi disagi di fatiche e di pericoli. Ecco, sono sentimenti questi che ci dicono quale stima nutrisse Don Guanella proprio verso San Giuseppe. Quei esempi santi erano fonte, come auspicava il rettore, di larghi frutti di santificazione a gloria di Dio proprio per i fedeli a lui affidati. Ecco, ma soprattutto da fondatore Don Guanella manifesterà tutta la sua fiducia e il suo amore a San Giuseppe. Scrisse poco di lui, cioè non scrisse qualche libretto, qualche opuscolo solo su San Giuseppe, però nei suoi tanti scritti troviamo brevi ma frequenti pensieri e raccomandazioni, indicando proprio pratiche devote in suo onore, tanto da far capire la devozione e la fiducia che nutriva verso San Giuseppe. Ecco, non gli mancava poi il desiderio di farlo conoscere di più anche attraverso la stampa. Scrive sul bollettino della casa madre, il primo bollettino che lui scrive, un passaggio che dice così: si potrebbe fare un foglietto bimensile che dicesse talune delle tante cose che restano a noi da dirsi di San Giuseppe. Cioè quasi aveva questo desiderio di far conoscere la grandezza di Giuseppe. E quindi tutta la sua attività di pastore al servizio della carità e nella predicazione di sacerdote, metteva in evidenza, richiamava la grandezza di San Giuseppe. Ai piccoli diceva che San Giuseppe aveva custodito Gesù bambino, ai giovani ricordava che San Giuseppe aveva avuto ai suoi fianchi in casa e nel lavoro Gesù adolescente. Agli adulti, ecco, focalizzava un altro aspetto, cioè come modello di vita santa, capo di una famiglia, che somigliava a tante altre famiglie che vivevano a Nazaret. Quindi, ecco, spesso nella bocca del pensiero, nella riflessione di Don Guanella, c'era San Giuseppe, ritornava. Fra le testimonianze che ci riportano questo, ne ho riportate due: una suora della prima ora, Suor Carolina Lidoni, che scrive: fra i santi, in modo particolare, fu devoto di San Giuseppe, ne parlava con sentimento, ne voleva celebrare la festa con distinzione. E poi anche Don Martino Cugnasca, un altro prete della prima ora, un guanelliano della prima ora, che anche lui disse: beh sì, grande fiducia a San Giuseppe da volerlo come patrono secondario della congregazione maschile. Ecco, per chi conosce la spiritualità guanelliana sa che la devozione principale di Don Guanella era quella al Sacro Cuore, da cui costato Don Guanella scrive che è sgorgata l'istituzione di carità che lui ha fondato, però ecco, considerava San Giuseppe come mediatore per arrivare proprio al cuore di Cristo. E poi, ecco, anche nel suo appassionarsi nelle letture di Santa Teresa d'Avila, la grande devota di San Giuseppe, anche lì ha ulteriore modo per approfondire la devozione al Santo Patriarca. Ecco, vediamo Giuseppe patrono della Chiesa. Don Guanella lo vede innanzitutto così,
come era la formazione che riceveva in quegli anni, patrono della Chiesa innanzitutto. E qui, grazie alla grande opera dei papi di quel tempo, Pio IX, in tempi difficili della Chiesa, burrascosi per la fede cattolica, nei tempi del modernismo, i tempi di un cattolicesimo liberale che avanzava, ecco, in quegli anni Pio IX proclama San Giuseppe patrono della Chiesa universale, l'8 dicembre 1870, e rende solenne la festa il 19 marzo. E poi Leone XIII, che è il Papa, potremmo dire, più vicino a Don Guadella, nel senso che in quegli anni che nascono le sue istituzioni, che scrive un'enciclica, proprio un ampio documento su San Giuseppe, l'enciclica Quam Quam Pluries, dove mette in evidenza i fondamenti teologici, concessi appunto dei privilegi concessi a San Giuseppe, la sua missione nella Chiesa, e anche consacra gli istituti religiosi a San Giuseppe, il Papa. E Don Guanella, che ecco, diciamo, era uno zelante difensore della Chiesa, dei diritti della Chiesa, ma era anche fedelissimo delle direttive dei papi, lui accolse con grande entusiasmo queste iniziative dei pontefici di allora. Tant'è che ecco, aderì con tutto l'animo, il suo animo, a quel nuovo modo di intendere la presenza di San Giuseppe nella Chiesa e nella società cristiana. Ecco, lo fece suo. Capì a fondo il vero significato della solennità voluta dal Papa, cioè proclamare e chiedere a questo santo patriarca, San Giuseppe, di continuare nella Chiesa, che cosa? Continuare l'ufficio di protezione che il padre, di cui il padre l'aveva investito sulla comunità familiare di Nazaret, la famiglia di Nazaret, proprio perché di quella famiglia la Chiesa è l'estensione, è la continuazione. E allora scriveva Don Guanella: invochiamolo perché siano appianate le difficoltà che ostacolano di continuo la pacificazione delle nazioni e del nostro paese. Ma poi, ecco, Don Guanella era sensibile non solo ai problemi della Chiesa del suo tempo, ma anche a quelli della società civile. In particolare, ecco, erano quelli gli anni della famosa questione sociale che agitava il mondo del lavoro. E quindi Don Guanella su questo si schierò, espresse il suo pensiero, e allora potremmo dire che fu anche antesignano, cioè precedette le due proclamazioni anche di Pio XII, che successivamente, Papa successivo a Don Guanella, fece, cioè quella di San Giuseppe patrono dei lavoratori cristiani, ecco, la fece nel 45, e 10 anni dopo istituendo la festa di San Giuseppe artigiano, San Giuseppe lavoratore, il 1 maggio. Ecco, dico che Don Guanella è stato un po' predecessore di queste due proclamazioni di Pio XII, quando scrive: «O la questione sociale ha bisogno di un avvocato della forza di San Giuseppe per superare le crisi pericolose onde agitata e per mettere come base all'ordinamento generale la fede e la carità di Cristo. Lavorino gli operai cattolici sotto gli auspici di San Giuseppe e attireranno a sé la massa dei lavoratori. Questo è il metodo infallibile per far cessare la lotta fra paese e paese, fra classe e classe», erano i temi di allora, «O se tutte le famiglie cristiane si ponessero sotto l'egida di San Giuseppe, avrebbe fine la ribellione di classe e quella all'autorità religiosa, civile e domestica». Ecco, gli attacchi alla Chiesa che comunque c'erano in quel periodo. Protettore, patrono della Chiesa, ma protettore anche delle sue opere. Cioè, se Don Guanella aveva a cuore sì gli interessi universali della Chiesa, della società, non dimenticava certo di accaparrarsi un po' la protezione di San Giuseppe per le sue opere nascenti. E prendendo spunto proprio dall'enciclica del Papa, nel bollettino della sua casa di Como, della casa madre di Como, scriveva così: «Lo sposo purissimo di Maria, dal sommo pontefice Leone XIII, fu proclamato protettore speciale degli istituti pi. Non basta però un culto speculativo di testa, che lasci aridi cuori, inefficaci le volontà. Ci vuole un culto pratico, che accendendo una lampada davanti al Padre putativo di Gesù, gli dica la nostra devozione affettuosa,
gli ripeta i nostri omaggi, le nostre suppliche e specialmente impegni noi a una vita pura, onesta, fervorosa. Impegni Lui ad accrescerci la sua potente intercessione, ad ottenerci da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. E allora, ecco, nei vari statuti e regolamenti che lui sta scrivendo in questi anni per le sue congregazioni, ecco, tra gli elenchi di santi protettori che pone sulle sue congregazioni, non manca mai San Giuseppe. Qui ci sono varie citazioni che lo riportano. Quando Leone XIII proclama San Giuseppe patrono di tutti gli istituti religiosi, Don Guanella esplode di gioia. E allora arriva sempre sul suo bollettino dalla casa madre di Como a scrivere così: con questo atto insigne di sapienza e di pietà, l'augusto vicario di Cristo glorificava il patriarca e capo naturale della Santa Famiglia, ma in pari tempo ne accaparrava il potentissimo patrocinio in favore di quelle grandi famiglie delle case di beneficenza scaturite non dal sangue, ma dalla carità. Non senza un profondo mistero di misericordia, in questo secolo che tramonta, la figura del glorioso patriarca emerge tanto e sfolgora di nuova luce. Ecco, sorge spontaneo il discorso sulla Sacra Famiglia di Nazareth, di cui San Giuseppe era il capo. Ecco, chi conosce un po' lo stile educativo di Don Guanella sa che un aspetto tipico delle case guanelliane è il clima di famiglia. Clima di famiglia che vi doveva regnare proprio perché Don Guanella lo desiderava, lo voleva. Scriveva: le case della Divina Provvidenza, è il nome che dava alla sua opera inizialmente, riunite in un cuore, una sola famiglia, rispecchieranno sulla terra la famiglia, Sacra Famiglia. Ecco, voleva questo. Cioè il sistema educativo nelle sue case doveva ispirarsi a questo modello. Ne aveva conosciuto lo spirito e la pratica di questo clima familiare nei 3 anni vissuti a Torino con Don Bosco. Ecco, è naturale allora che Don Guanella guardasse San Giuseppe nel nucleo della sua famiglia, nella famiglia di Nazareth, come il capo famiglia, ecco, quindi come modello dell'autorità che dovevano esercitare i superiori della casa. E allora, ecco, ha un pensiero un po' per tutti coloro che nella sua congregazione, ecco, esercitavano il ruolo di autorità. Nei più superiori delle case diceva: nell'atto della propria autorità devono farsi propri i sentimenti di San Giuseppe, costituito da Dio superiore della Sacra Famiglia. Al superiore generale, rivolge un pensiero così: nel corso della sua carriera pensi alle gioie e ai dolori di San Giuseppe e imiti il Santo Patriarca nell'esempio di rispetto, di umiltà, di confidenza, in trovarsi costituito dal Padre Eterno, dal Padre Eterno, Padre e Custode della Sacra Famiglia. E poi, ecco, ai confratelli, alle consorelle, ai suoi figli e le figlie spirituali, indicava San Giuseppe, l'autorità di San Giuseppe, nel dire: guardate a lui quando guardate i vostri superiori. Diceva, ecco, il desiderio e la preghiera comune è che fra voi si obbedisca e si comandi come si farebbe tuttavia nella famiglia santissima di Gesù, di Maria e di Giuseppe. È sì gran cosa e tanto bella potere saper dire: nei superiori vedo la persona di Giuseppe. Giuseppe è di minor santità di Maria, ma è santo infinitamente inferiore alla santità per essenza di Gesù Cristo, il santo dei santi. Eppure, cioè, Giuseppe fu scelto dal Padre Eterno ad essere capo della Sacra Famiglia. È così a dire, è vero, rispetto agli altri, forse l'inferiore, eppure, ecco, Dio l'ha investito di una... E allora guardate a lui pensando a Giuseppe, capo della famiglia di Nazareth. Ecco, la presenza ancora di San Giuseppe nella casa guanelliana, organizzata a immagine della famiglia di Nazareth, si fa sentire anche un po' nella sua impostazione, nel suo ordinamento. Le case di Don Guanella, già ai tempi, proprio nella prima ora, ospitavano diverse categorie di persone. Oggi sono più organizzate, più o meno ogni casa svolge un servizio specifico. Ai tempi erano un po' delle arche di Noè, Como veniva chiamata così.
E ognuna di quelle, proprio per organizzare questi vari gruppi di persone bisognose accolte, ad ognuna di queste famiglie veniva posta sotto la protezione di un santo. Ecco, San Giuseppe, oltre a essere il santo protettore di tutta l'opera, anche a lui non mancava di avere la sua famiglia. In particolare veniva posto protezione degli artigianelli, essendo stato lui un artigiano, e anche degli anziani. La presenza di San Giuseppe ancora nelle sue case si faceva sentire anche per le varie numerose pratiche di pietà, di culto che venivano svolte in suo onore. E così fin dagli inizi della casa di Como, Don Guanella voleva che nel manuale di preghiere in uso nella casa ci fossero preghiere e devozioni specificatamente rivolte al santo, a San Giuseppe. Scriveva sempre nel bollettino della casa: poiché le nostre case risentano intero il beneficio di avere a capo e patrono il capo della famiglia di Nazaret, devono mostrarsene degne con riconoscere l'altissimo privilegio, con l'invocarlo di continuo e con guardarsi dal demeritarlo. Rivolgiamoci con santa fiducia al glorioso San Giuseppe, presentiamo a lui le nostre necessità spirituali e temporali e non temiamo un solo istante che egli eserciti fiaccamente il suo patrocinio. Ecco lui il gran santo cui obbedirono Gesù e Maria. In ognuna delle chiese dipendenti dall'opera della Divina Provvidenza troneggerà il culto di San Giuseppe, al quale dedichiamo un giorno ogni settimana, il mercoledì, un giorno ogni mese, il 19, un mese ogni anno, il marzo. Ecco, vedete come era anche sistematico nel proporre l'esercizio di una devozione. Ecco, non solo nelle cappelle o chiese delle case guanelliane troneggiava l'immagine o la statua di San Giuseppe, ma ecco, viene presentato a tutta la famiglia proprio come modello e maestro di povertà e di lavoro. Due elementi che dicono un po' lo stile dello spirito di Don Guanella. Così come lo indica poi ai suoi figli e figlie spirituali nella vita consacrata. Secondo il pensiero di Don Guanella può ricevere esempio, aiuto dall'umile artigiano di Nazaret, scelto da Dio per una grande missione non solo nella famiglia di Nazaret ma anche nelle famiglie religiose. E arriviamo un po' alla tipicità, ecco, alla peculiarità del culto di Don Guanella a San Giuseppe in aiuto ai moretti. Ecco, la fiducia di intercessione di San Giuseppe spinge Don Guanella a mettere sotto la speciale protezione di questo santo una grande iniziativa di carità spirituale pensata e voluta dal suo cuore di padre, cioè la Pia Unione del transito di San Giuseppe per gli agonizzanti. Ecco, la Pia Unione nasce dalla particolare devozione di Don Guanella verso San Giuseppe, devozione che si incontra con il suo particolare carisma. Qual è il carisma di Don Guanella, del guanelliano? Essere riflesso dell'amore del padre per i più bisognosi. Ecco, questo carisma tipico che Dio dà a lui e poi da lui ai guanelliani deve incontrarsi con la devozione a San Giuseppe. Proprio incontrandosi si traduce, non può che tradursi, verso una particolare tipologia di bisognosi che in quel particolare momento dove Don Guanella pensa alla Basilica, alla nascita della Basilica di Roma, eccetera, era la categoria dei moretti. Perché? Diciamo che la goccia che fa traboccare il vaso in Don Guanella, che lo fa decidere per questa particolare devozione in quel momento storico, fu il terremoto di Messina del 1908, che fece tante vittime. E il pensare che così tante vittime, tanti morti, morissero, lasciassero questa vita senza i sacramenti, ecco, non lo lasciava più nella pelle, insomma. Don Guanella dice, qui bisogna pensare qualcosa. Ecco perché questa devozione, io dico, ha una grande attualità anche per noi oggi, nel tempo che viviamo. Ecco, in un articolo che scrive sempre sulla Divina Provvidenza, Don Guanella conferma quanto gli stesse a cuore la preghiera per una buona morte, come passo necessario per raggiungere la salvezza. E questo
straccio di articolo dopo aver detto di essere arrivato a Roma, di essere contento di essere a Roma, perché finalmente anche le sue opere potevano propagarsi anche nel mondo, aggiunge così: ho nel cuore un altro pensiero, un altro desiderio. C'è bisogno di ben vivere, ma c'è bisogno più ancora di ben morire. Una buona morte è tutto. Che cosa conta tutto il lavoro consacrato alla salvezza delle anime se poi esse muoiono male? Oggi di specialmente, che si pensa soltanto ai traffici e ai godimenti di quaggiù, spento ogni pensiero della grande eternità, qual pericolo di morir male per tante innumerevoli anime. Quanto preme provvedere a che le anime muoiano bene, cristianamente, santamente. E per questo bisogno così grande, così importante, non basta il lavoro umano, fa dopo interessare l'aiuto celeste. Giustamente la nostra Chiesa di Roma l'ha voluta dedicare al transito di San Giuseppe per porgere alle anime un modello, un protettore della buona morte, per stabilire con quel tempio una supplica perenne al grande santo dei morenti, a beneficio delle anime che passano dal tempo all'eternità. E poiché a Roma è tutto universale, così come desidero che ivi si costituisca un centro di preghiere e un focolare di carità spirituale per ottenere la buona morte di tutte le anime, non soltanto di Roma, ma del mondo intero. Così si fondò nella Chiesa di San Giuseppe la Pia Unione Universale in pro degli agonizzanti. E poi in seguito altre case che nacquero in Italia e all'estero furono proprio intitolate a San Giuseppe. Fermiamoci un momento ancora sulla Pia Unione, perché penso che è bene che sia conosciuta e anche magari anche rilanciata, anche veramente capire la sua tipicità e anche la sua attualità per l'oggi. Ecco, prese forma giuridica la Pia Unione nel 1913 e nel 14 compare proprio su un periodico dei Giuseppini, il devoto di San Giuseppe, un articolo dove si comunica della nascita di questa Pia Unione come centro principale, le sue finalità e il modo anche di appartenervi. E ecco, tra l'altro in questo articolo si legge così: il nostro fondatore, scrive il primo confratello che ha seguito un po', è stato un po' il direttore della Pia Unione, il nostro fondatore ha pensato al momento più importante della vita, di essa, della vita, quando cioè cessano tutti gli aiuti e i vantaggi della terra. La morte è la porta per cui si entra nella vera vita dell'uomo, che è l'eternità. In quel momento lo spirito oppresso dall'agonia è meno atto ad aiutarsi da sé. Perciò è estremo allora il bisogno di avere protezione dal cielo e l'aiuto di molte persone che preghino sulla terra offrendo conforti, indulgenze e meriti per il desolato morente. E qui sì, poi va avanti, ecco, fa vedere un po' la fisionomia, il perché, ecco, Don Guanella fissa un po' la sua devozione a San Giuseppe in questo tempio, vicino a questo tempio, rivolta ai moretti. Ecco, certamente poi alla morte di Don Guanella, davanti alla rapida diffusione che ebbe la Pia Unione del transito di San Giuseppe in ogni parte del mondo, dobbiamo dire davvero che è stato un fenomeno straordinario. Si è avverata la profezia di San Pio X che diceva «Certo ne verrà nuova glorificazione a San Giuseppe dalla Santa Crociata per i morenti e migliaia di anime preganti salveranno migliaia di agonizzanti». Cioè la Pia Unione, nonostante anche la prima guerra mondiale che ci fu poi, e quindi questa inutile strage, no, come la chiamava Benedetto XV, con le tante vittime che fece, ecco, nonostante ciò, e quindi un ulteriore motivo per pregare per i morenti defunti, si diffuse, si allargò a macchia d'olio la Pia Unione. In quei mesi nascono e si sviluppano filiali, pensate un po', in Canada, in Cina, in Grecia, a Malta, in Brasile, Svizzera, Portogallo, in Spagna, in Libia, nella Cirenaica, in Inghilterra, nella lontana Oceania, in Venezuela, in California, a Chicago, a New York, a Boston, proprio immediatamente dopo la morte di Don Guanella. Cioè si diffonde addirittura in Armenia, proprio negli anni in cui
bui per quella terra, del genocidio dei cosiddetti giovani turchi nei confronti dei cristiani armeni, dove anche lì si contano parecchie vittime, si parla di 1.200.000 cristiani trucidati. Nel 16 la rivista La Santa Crociata pubblica anche gli iscritti alla Pia Unione. Pio X vuole essere il primo iscritto, ma poi dopo di lui Benedetto XV. Nel 16 sono iscritti 20 cardinali, 100 vescovi, 30.000 sacerdoti, religiosi e religiose, e più di 800.000 fedeli. Cioè davvero un fenomeno, parlare di miracoli, miracolo forse abusare del termine, però davvero un fenomeno straordinario. La fondazione della Pia Unione, proprio per questa ragione, fu chiamata corona delle opere di carità di Don Guanella, perché sorge alla fine, nelle battute finali della sua vita terrena, ma davvero realizza un qualcosa di grande, di grandioso. Sul periodico della stessa Pia Unione del 1930 si legge così: come il sole, prima del tramonto completo del giorno, fa brillare per l'ultima volta i suoi raggi in più bella luce sull'orizzonte, così Don Luigi Guanella, giunto al tramonto della sua vita di carità, spesa tutta per i più poveri, infelici della società, non conobbe più limiti il fuoco della sua carità. Egli volle venire in soccorso dei più bisognosi, che sono i morenti, in procinto di varcare la soglia dell'eternità. Arriviamo poi così all'ultima slide. Ho voluto mettere un messaggio per noi oggi dalla devozione guanelliana di San Giuseppe. Ecco un primo così messaggio che penso possa interpellare anche noi cristiani di oggi. Attenzione alla grande povertà dell'uomo, che è la morte. Don Guanella, anche in questa iniziativa, continua un po' la sua linea evangelica. Lui ha sempre predicato e vissuto che bisogna dare con abbondanza pane e signore. Ecco, cosa vuol dire col pane? Il pane come energia vitale del corpo, per il corpo, e signore come alimento della speranza di un'esistenza destinata all'eternità. Quindi anche al termine della vita è necessario spezzare insieme il pane della compagnia, cioè l'esserci, e fornire un supplemento di anima con la preghiera della comunità, la preghiera solidale. Ecco, edificante leggere nelle cronache della Pia Unione del 1916, dove Guanella muore nel 15, quindi subito dopo, come molte congregazioni religiose offrivano i meriti delle loro preghiere, delle loro opere di carità a favore degli iscritti alla Pia Unione del Transito. Il rettore maggiore dei Salesiani di quell'epoca dice in un suo scritto di offrire tutto il bene che i Salesiani vanno compiendo nel mondo a favore dei morenti. E così anche il Superiore Generale dei Servi di Maria, dei Chierici Regolari, delle Scuole Pie, le Madri Generali delle Suore del Cottolengo, quelle di San Giuseppe di Torino, tutti si uniscono proprio in una coralità attorno ai morenti, offrire le loro opere, le loro preghiere per questa causa. Potremmo dire che lo zelo apostolico di Don Guanella era un torrente in piena che non poteva sopportare davvero che delle persone lasciassero la vita senza il conforto dei sacramenti. La sua carità si preoccupava che non ci fossero persone che potessero morire all'improvviso, senza un accompagnamento spirituale. Accennavo prima al terremoto di Messina, che è stata un po' la scintilla che lo ha interpellato. Allora arriviamo anche a noi. Viviamo un tempo di pandemia dove si sono raggiunti cifre ad oggi 2.680.469 morti nel mondo. Ad oggi 103.000 in Italia. È vero, tanti di questi morti si sono congedati da questa terra senza la vicinanza dei propri cari, cosa davvero drammatica, terribile, ma ancor più preoccupante per noi cristiani è davvero pensare a quanti di questi morti sono passati all'eternità senza il conforto dei sacramenti o un accompagnamento spirituale. Ecco, la peculiarità guanelliana della devozione a San Giuseppe ci provoca.
cosa abbiamo fatto o avremmo potuto fare di meglio. Ecco, forse ci ha trovati impreparati da pandemia anche da questo punto di vista. Quindi mi piace ricordare un'esperienza di un'infermiera che lavora in un ospedale Covid, la quale, cristiana, anche vicina un po' allo spirito guanigliano, si sentiva, diceva, ma io vedo queste persone che muoiono e ho l'impegno di dover svolgere le ultime pratiche, gli ultimi protocolli per sigillarli, metterli nel sacco con la cerniera, e pensare che non possono avere un sostegno spirituale e ricevere i sacramenti, questa cosa, tant'è che dice, io mi chiedeva il parere, no? Mi sono sostituita al prete. Io prima di chiudere la cerniera dico una preghiera e do la benedizione. Ecco, ecco, davvero, è forse un gesto molto concreto per dire come vivere la devozione a Giuseppe, San Giuseppe, patrono dei morenti, nella situazione di oggi, nel nostro oggi, così segnato anche da tante mortalità. Poi un secondo spunto, così un secondo messaggio, la coralità di un cammino. La Pia Unione ancora oggi pone sotto l'egida, il paterno sguardo di San Giuseppe, ogni uomo, nel momento della sua maggior vulnerabilità, il momento del passaggio, della morte, dell'agonia prima, perché non sia solo, non sia dimenticato, e prega, spera che non si senta quindi una foglia ingiallita, ingrigita nella sua vita, ma usando un'immagine primaverile, visto che siamo alle porte della primavera, sia davvero un mandorlo in fiore per la primavera perenne dell'eternità. E allora mi viene in mente davvero l'episodio del paralitico che viene calato dal tetto davanti a Gesù. Lì nella circostanza il paralitico non dice niente, però ci sono questi quattro personaggi, questi quattro uomini che lo calano con determinazione, scoperchiano il tetto, lo calano giù. Questi quattro uomini non erano operatori dell'attuale 118 o del numero di pronto intervento, no, rappresentavano la comunità cristiana che è solidale con chi soffre e accanto con fede ad ogni persona che è ferita nella vita, la comunità. Una comunità autenticamente cristiana non può abbandonare nessuno, ma sostiene e avvolge di attenzione tutti. Ecco allora una domanda che mi pongo, ci poniamo. Il nostro oggi di comunità cristiana ha le sembianze, i sentimenti materni, paterni, che erano di Gesù, erano dei primi cristiani, erano delle prime comunità cristiane, erano dei nostri santi, possono essere ancora di ciascuno di noi oggi. Ecco, ho terminato quest'ultima parte proprio con quella che è la peculiarità della devozione di Don Guanella a San Giuseppe verso una particolare categoria di bisognosi che sono i morenti. Ha vissuto anche lui, è cresciuto anche lui in una devozione a San Giuseppe alimentata dai papi, dalla predicazione, dalla spiritualità della Chiesa, ma poi l'ha modulata a partire dal suo carisma particolare, un carisma rivolto ai bisognosi. Bene, grazie Don Domenico per averci fatto intravedere come la devozione a San Giuseppe abbia animato la vita e le opere di Don Luigi Guanella. E grazie anche perché questo spirito di San Giuseppe attraverso San Luigi Guanella è arrivato anche a tutte le vostre opere ed è stato attualizzato anche nelle vostre opere. E grazie anche per questa attualizzazione su questa situazione che stiamo vivendo e che ci mette di fronte al tema, più che al tema, all'esperienza concreta della morte in solitudine, della morte senza un sostegno e un conforto spirituale. Abbiamo ancora un po' di tempo, credo che qualche domanda in questo momento sia anche stata preparata, poi magari qualcun altro si può aggregare.
Buonasera a tutti, inizio io. Ciao Don Domenico. Ciao Don Domenico. Allora, è un po' ripartendo dall'ultimo punto che hai trattato, quella sulla un po' sull'attualizzazione di questa devozione a San Giuseppe. Abbiamo detto un po' che la figura di San Giuseppe ci fa recuperare la figura del padre, soprattutto nei confronti dei più deboli, dei morenti, abbiamo detto. Ma riesci un po' a far vedere un po' anche nello specifico, oltre il caso che anche poi già detto, come voi negli anni vivete questa dimensione oggi e come la trasformate, ecco, insomma, un po' in servizio. Grazie. Sì. Ecco, certamente è un aspetto che non dobbiamo perdere di vista, io dico, nel senso che corriamo il rischio anche noi di, proprio perché nelle nostre istituzioni si entra in un vortice di assistenza che ti porta a curare tanti aspetti con il rischio di dimenticare anche quelli per noi essenziali, no? Il dare il Signore. Ecco, certamente il momento per noi la preoccupazione grande è che un anziano, in modo particolare nelle nostre case, non muoia solo. E quindi anche la formazione, la presenza del cappellano è fondamentale in questo, della comunità. La presenza e la formazione anche degli operatori, perché è importante trasferire, essendo carisma, ed è carisma condiviso anche ai laici, che siano formati su queste sensibilità, perché sono poi gli operatori, oggi come oggi, nelle nostre case, ad essere molto presenti, quotidianamente presenti attorno all'anziano. E quindi questa cosa, ti dico un'esperienza molto bella, cioè davvero due esperienze che a me hanno edificato. Quando arrivai qui a Barza, capitava appunto che qualche anziano ormai in fin di vita mi si chiamava, magari il cappellano era impegnato, dovevo dare l'unzione, il vedere che non ero solamente in quel momento lì, io in quel caso e il persona morente, magari il fratello Giuseppe, ma anche gli operatori in turno venivano attorno al letto dell'anziano e pregavano, vivevano quel momento di preghiera con noi, cioè sostituivano la famiglia. Questa cosa mi ha commosso, nel senso che uno stile che veniva avanti, ecco, già da qualche anno. Questa è la prima cosa bella. La seconda cosa bella è proprio recente, in questo momento di Covid, dove per i protocolli della ATS, sapete le chiusure che ci sono state nelle case di riposo, giustamente. Noi ci siamo posti nella nostra equipe direttiva anche quest'altro problema, ci siamo detti va bene, dobbiamo ottemperare giustamente a tutto quello che ci viene richiesto, è un dovere ed è una tutela. Però c'è anche un aspetto che non possiamo far mancare, l'altra dimensione. E allora un anziano che muore, come non farlo vedere ai propri cari? Avevamo l'esempio, tra l'altro, poi in quel periodo morì una persona, una donna, il cui legame con il marito era esemplare, proprio di un'esemplarità. Cioè, questo marito amava sua moglie, la moglie amava in un modo davvero grandioso, bellissimo, proprio da innamorati, devo dire. Ecco, la moglie mancò proprio in questo tempo. E ci domandavamo, ma come non poterli far incontrare? E allora, ecco, abbiamo parlato con i parenti, abbiamo bardato il marito pur di farlo avvicinare e salutare la moglie. Per noi è stato un momento grande, per loro maggior ragione, però per dire l'attenzione, questa sensibilità, no? Cioè la morte è un momento che chiede la vicinanza dei propri affetti, degli affetti più cari, che in quel momento ti dicono anche la vicinanza di Dio, quella mano che ti tocca in quel momento la senti come la mano di qualcuno che ti accoglie, non solo di qualcuno che ti saluta. Ecco, quindi è un elemento che ci deve essere, così come anche in altri momenti un po' più critici portavamo il letto dell'anziano nella camera piano terra in modo che dalla finestra piano terra i parenti potessero vedere. Ecco, si diceva una preghiera con loro e così sì. Ecco, queste attenzioni,
queste attenzioni, cose inventate al momento, così come si è inventato al momento dall'inizio pandemia, come far fronte alla pandemia. Ci siamo fatti le mascherine, queste cose. Così ci si è inventati anche da un punto di vista pastorale, proprio perché si era un po' partiti così inesperti della cosa. Insomma. Non so se ho risposto alla tua domanda, Ludovico. Grazie. Se mi posso aggregare, mi pare che come guanelliani viviate la paternità anche in molte altre direzioni, quella degli handicappati, quella dei minori in difficoltà, avete case famiglie anche per questo, e ultimamente anche questa bellissima esperienza della Locanda della Misericordia che esiste proprio lì a Barza. Mi pare che tutte queste realtà esprimano questa dimensione, credo, anche di paternità. Ecco, se vuoi aggiungere magari una parola su questo, Domenico. Sì, dico questo, nel senso anche per una chiarezza, perché tante volte quando penso ai guanelliani dice: qual è il vostro carisma? La carità. Nel senso che non è questo il proprio del nostro carisma. Il nostro carisma è essere riflesso della paternità di Dio verso i più bisognosi, che poi si traduce nella carità. Ma fondamentalmente Don Guanella, il cuore del carisma di Don Guanella è Dio Padre, cioè riconosce la paternità di Dio e quindi sentirsi lui figlio di questo Dio Padre. E proprio perché ti riconosci figlio di un padre che ti ama, non puoi che amare. Questo è il carisma guanelliano, che poi si traduce nella carità ai più bisognosi, ai quali per noi è fondamentale questo. Poi lo si vive in certi contesti e situazioni o tipologie di ospiti in maniera forse più diretta, in altri in maniera indiretta, perché oggi come oggi pensiamo un po' alle strutture per anziani, ad esempio, anche gli disabili ormai hanno un'impostazione che chiede figure professionali di vicinanza. Ecco perché per noi è importante informare gli operatori laici che proseguono un carisma, che deve essere sempre un carisma di paternità, che devono trasferirlo loro in quel momento. E ci sono categorie di poveri, di bisognosi, che invece ancora possiamo seguire, possono vivere con noi in maniera più diretta, possono essere i profughi, possono essere i senza fissa dimora, possono essere i carcerati, cioè persone, detenuti, persone che vivono con noi. E allora lì respirano quel carisma di paternità che è tipico un po' del nostro stile. Recentemente qui a Barza, abbiamo nella nostra esperienza della Locanda della Misericordia, ha fatto il percorso di preparazione al battesimo un ragazzo iraniano, e nella celebrazione del battesimo venuta qua, noi guanelliani ci siamo voluti tenere la parte della consiglia del Padre Nostro, per questo motivo, perché poi dopo Don Maurizio era venuto, aveva dato i segni della veste, no, della... altri segni comunque battesimali, e poi il battesimo, il cappellano del carcere di San Vittore. Perché ci siamo tenuti il Padre Nostro? Perché alla fin fine è quell'esperienza che questo giovane ha fatto vivendo nella nostra comunità, stando con noi nella quotidianità, ecco, ha sentito, ha sperimentato la paternità, il carisma. E allora, consegnandolo a lui, abbiamo detto: bene, adesso, oltre a imparare la preghiera del Padre Nostro, là dove sei, fatti anche tu portatore, veicolo della paternità di Dio verso un'altra persona che incontrerai, che avrà bisogno, e che sarai tu a dover dare una mano, a portarlo sulla buona strada. Grazie. Ecco, magari qualcun altro... Sì, mi sentite. Qualcun altro magari vuole intervenire? Buonasera, Don Domenico. Ciao, Matteo. Volevo fare un po' questa domanda. Spesso San Giuseppe viene definito un po' l'ombra del padre, no? Proprio perché anche nei confronti di Gesù nella sua vita è stato sempre un po' nell'ombra. Ecco, anche secondo lei, secondo un po' il carisma che già ci accennava dei guanelliani, come un po' si può far conoscere maggiormente la figura di San Giuseppe
alla sua spiritualità, soprattutto anche in una presenza discreta accanto ai più deboli. Ecco. Ma sicuramente la presenza, penso che ecco, San Giuseppe nel suo silenzio diventa fortemente eloquente, no? E anche in questo punto che tu sottolineavi, penso che il modo di essere a fianco della persona bisognosa deve essere un modo fortemente discreto. Cioè, occorre essere ombre di qualcun altro, ombre in senso positivo, no? Essere il riflesso di qualcun altro, e altrimenti si cade nel protagonismo, cioè, altrimenti prevaliamo noi su qualcun altro. E quindi Giuseppe penso che ci indichi proprio questo spunto di stile dell'avvicinare il povero, la persona bisognosa, nel dire che sì, sei tu che fai, ma qualcun altro fa al tuo posto. Noi leggevamo un po' in un incontro recente avuto di formazione con gli operatori, rileggevamo un po' questo tempo della pandemia dove ci siamo detti, siamo stati bravi perché alla fin fine non abbiamo avuto, abbiamo tutelato i nostri ospiti in tutto e per tutto e non abbiamo avuto nessun caso, no? Però ecco, ci siamo da subito detti, è giusto sostenerci e dire, e in effetti davvero non si può dire nulla, ci si è dati, però si è dovuto riconoscere anche che se le cose sono andate così è perché qualcun altro comunque ha fatto in modo che le cose andassero così. E allora ecco, sentiamoci un po' sempre secondari nel fare le nostre cose, mai primari. Tante volte si è molto, ci si mette un po' troppo così, in evidenza. Cioè, no, siamo secondari. Questo non vuol dire così vivere ripiegati, no, vuol dire tirare fuori tutta la creatività e la forza e l'entusiasmo che uno può avere, ma mai perdere di vista questo punto, che comunque è Dio che fa. Anche Don Guanella aveva questo, è uno degli slogan di Don Guanella, Dio che fa. Quando alla fine dei suoi anni gli dicono, ma Don Luigi, ma pensavi che la tua opera crescesse così? Lui dice no, conclude dicendo, è Dio che fa. Io ho fatto poco, sono stato ombra di Dio, dell'amore del Padre. No? Ecco, questo siamo chiamati un po' ad esserlo noi, no? Nei nostri contesti di vita, di famiglia, nell'aiutarci vicendevolmente di comunità o di volontariato, di servizio, di animazione in parrocchia. Grazie, ne approfittiamo ancora, magari qualcun altro vuole fare qualche domanda a Don Domenico. Abbiamo ancora un po' di tempo, non vorrei rubare la voce a qualcuno. Beh, magari mentre qualcuno prepara la domanda te ne faccio una anch'io, no? Ecco, mi ha colpito sentendoti parlare un po' questa devozione di San Luigi Guanella a San Giuseppe, una devozione che ha animato tutta la sua azione. L'impressione che ho è che oggi manchi una vera devozione. L'impressione che ho è che oggi sperimentiamo sia un poco anche disincarnata, e proprio perché è disincarnata molti di fronte alla devozione hanno un po' di allergia. Ecco, penso che da questa sera porto via anche un poco questa lezione, che dobbiamo in certo senso rieducarci a una vera devozione, che sia animata come in Don Guanella da uno spirito autenticamente evangelico e che sia così animata anche dall'esempio dei grandi santi. Ecco, l'impressione che ho è davvero che la devozione di oggi sia più devozionalismo per tanti versi, e quindi un po' disincarnata, e quindi un po' al di là anche degli insegnamenti evangelici. Non lo so, magari tu hai un'impressione diversa, comunque
quello che io raccolgo è che davvero la devozione di San Luigi era molto, ma molto incarnata, e incarnata nello spirito autenticamente evangelico. Certamente, è da dire, si nota sempre in questi grandi santi che poi alla fine sono maestri di vita, no? L'equilibrio. Se fosse stato sbilanciato totalmente su un aspetto devozionale o devozionistico, che comunque c'era anche, ecco, le pratiche di pietà, piuttosto che i manuali che contenessero preghiera, oppure una ritualità, delle devozioni c'era, però poi c'era l'equilibrio. Anche la devozione deve sconfinare poi nella carità. Per me, insomma, la via maestra e la prova del 9 è sempre quella del nostro cristianesimo, della nostra vita cristiana. E poi la carità alla fine. Cioè, come esprimiamo il nostro fare, magari anche specifico in qualcosa, in qualche aspetto, la nostra devozione a quel santo piuttosto che all'altro, come si esprime poi nella mia vita, nella mia operatività di cristiano. Perché se non c'è un rimando, forse c'è qualcosa che non va, forse è troppo devozionismo, cioè qualcosa che non si incarna poi nel concreto, nel vissuto. Anche una bella liturgia, per salire un gradino più su della devozione, è bellissima, è bella, ma celebriamo bene per celebrare il Dio amore, che poi si traduce nel operare bene, nella carità. Quindi questo equilibrio penso che ci salva e diventa un po' un criterio di verifica anche, ecco, del nostro agire, del nostro operare, del nostro credere. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Non lasciamo molto tempo vuoto, perché questi strumenti non ci permettono questo. Ma io non ho preparato una domanda. Buonasera a tutti. Ciao Rina. Buonasera. Sono stata molto stimolata da questo dualismo del fare e dell'essere, no? Quindi quello che dicevi anche tu, Don Domenico, in questi ultimi passaggi, no? Quindi questa carità che si traduce dalla preghiera, si traduce in opera. Ecco, pensavo mentre ci passavi le slide, riflettevo su che anche guardavo le date, 1800, addirittura anche prima, eccetera. Dicevo, un messaggio di freschezza, che comunque questi santi, a partire da San Giuseppe, comunque sono capaci ancora di tenere, hanno portato, hanno fatto crescere e sono arrivati fino a noi, arrivano fino a noi. E dall'altra dico anche che peccato che queste figure, che poi diventano anche figure più laiche, perché in questo mondo, anche in questa attualità, in questa pandemia, è vero, c'è stato tanto volontariato, ma poteva esserci anche molto di più, soprattutto questo aspetto, come dicevi tu, di vicinanza agli anziani o alle persone che morenti. Proprio in queste ore mi è capitato di aver parlato con una famiglia proprio del nostro paese, che purtroppo ha il suo caro che è in fin di vita, e proprio emergeva questo bisogno di stare vicino, e chiedeva, sta cercando in tutte le maniere di raggiungerlo per dare l'ultimo saluto, perché appunto in ospedale grave. E quindi la cosa che così proprio mi colpiva era tutta questo ascoltare, che siamo qua noi ad ascoltare, che è di pochi. E quindi mi piacerebbe che fosse un messaggio più universale anche questa conoscenza di queste figure di santi, da partire da San Giuseppe, che tutti celebrano con la festa del papà, ma nessuno si sofferma al messaggio, alla figura di questo santo, che poi diventa così attuale nella nostra vita quotidiana, no? Con quello che dicevi tu. Quindi
anche i nostri giovani, rimangono anche quelli che sono più vicini comunque a un percorso di fede, magari non approfondiscono abbastanza queste figure che poi ci servono proprio nella quotidianità. Ecco, come poter rendere, se voglio concludere con una domanda, come poter rendere anche più comunicativa questi contenuti che stasera ci hai donato, e per questo ti ringrazio, perché mi sono molto utili, ecco, anche nel mio lavoro, perché pensa quando hai parlato del lavoro, no, di San Giuseppe Lavoratore, proprio per il lavoro che faccio io, che è un po' una missione, e dico, caspita, però se io dovessi raccontare che magari mi riferisco, mi appoggio, ci appoggiamo a queste figure, partiamo, e lì è la nostra base del lavoro, cioè veniamo anche guardati e forse anche derisi per questo. Non ho preparato una domanda compiuta, quindi ho fatto, scusate se... Sì, certamente le soluzioni non è che si hanno, si ricavano con facilità, no? Però è vero quello che dici, nel senso che, stando al mondo giovanile, almeno io penso che oggi come oggi certi contenuti li trasmetti o possono passare se li leghi all'esperienza, un'esperienza che fai vivere. E allora ecco, è motivo in più per interrogare e suscitare domande. Fare una conferenza, non sono attratti dall'aspetto così semplicemente così di recezione culturale. Far vivere, proporre invece delle esperienze concrete, far vedere esperienze concrete di vita, dove magari ecco, sono le esperienze concrete che diventano messaggio e suscitano domanda. Ecco, da lì veicolare e poi approfondire. Questo potrebbe essere una via da seguire, perché poi ecco, le distrazioni oggi sono molto, molto forti, che portano le menti dei nostri giovani, in modo particolare, e di ogni età, su tutti i fronti. Insomma, oggi, stamattina ero a scuola con i ragazzi, solo per far dire un eterno riposo alle vittime del Covid, per evitare di vivere la giornata che si è istituita per le vittime del Covid come una giornata così. Cioè, ricordiamolo in quanto punto di vista cristiano, allora farli fermare e diciamo una preghiera, raccomandiamo la loro anima al Signore. Cioè, ecco, partire da un fatto, da un qualcosa di concreto, magari lì li incanta di più che non... fargli la grande la giornata della memoria. Se li porti in un campo di concentramento, lì diventa un'esperienza dove davvero portano via il significato della memoria, che non fare una conferenza sulla diversamente, ecco, sulle persone interessate ci rendiamo conto si è sempre più pochi, no? Perché si è distratti da tanto altro, sì. Grazie. Qualcun altro ancora vuole intervenire? Vediamo un po', che non è che riesco a intercettare forse tutti. Beh, allora, se non c'è più nessun altro, direi che possiamo chiudere questa serata. Personalmente l'ho trovata molto, molto stimolante. Non abbiamo fatto la Via Crucis. Qualcuno oggi me l'ha detto, ma non facciamo la Via Crucis. No, non abbiamo fatto la Via Crucis perché è festa. E quindi volevamo invece mettere in evidenza un po' questa figura di San Giuseppe. Abbiamo fatto anche questa sera un itinerario attraverso queste due grandi figure che sono San Giuseppe da una parte, dall'altra parte San Luigi Guanella. E un'idea che porto via è che come la paternità di Giuseppe si è sviluppata lungo tutto l'arco della vita di Gesù, così credo che anche la spiritualità guanelliana
si prende cura delle fragilità umane, direi un po' su tutto l'arco della vita, compreso appunto la vita morente, su cui noi come comunità cristiana una riflessione la dobbiamo fare. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa con Don Gabriele, no? Per esempio, tanto per essere anche molto pratici, ci sono dei funerali dove non si percepisce una comunità cristiana che prega per chi è morto, perché ci sono lì soltanto due o tre parenti. Mentre invece anche la partecipazione a questo momento potrebbe diventare anche il segno di una comunità che è lì non solo perché conosce una persona e gli è amica, ma il segno di una comunità che prega per la persona morente. Un po' il discorso del transito, del pio transito, no? Io butto lì anche questa cosa. Una volta esisteva la compagnia della buona morte, sembra una cosa fuori dal tempo, ma con una comunità che prega per i suoi morti, credo invece che sia una realtà di grande attualità. Per cui anche la comunità guanelliana si prende cura della persona in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue fasi di sviluppo. Credo che dobbiamo imparare anche noi questa presenza che diventa accompagnamento delle persone lungo il cammino della loro vita e che diventa una presenza discreta, che diventa una presenza paterna, come quella di San Giuseppe, che diventa una presenza materna, come quella di Maria, che diventa la presenza di una famiglia, come la famiglia guanelliana, che si ispira alla famiglia di Nazareth, come dovrebbe essere anche tutta una comunità cristiana. Cioè, forse non sono stato molto, molto lineare nel concludere, ma mi pare proprio di capire che ci sono tanti spunti che ci permettono di vivere la spiritualità della paternità, possiamo dire così, accanto alle persone, lungo il cammino, lungo l'arco di tutta la loro esistenza, una spiritualità della paternità da esercitare sia come singole persone, sia come comunità cristiana. Potremmo continuare un poco a riflettere su queste cose e chissà mai che davvero anche questa serata ci aiuti a vivere questa presenza nei confronti delle fragilità, discreta ma concreta. Possiamo chiudere così? Invocando l'intercessione di San Giuseppe. Concludiamo con gloria a San Giuseppe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Don Domenico, se ci dai la benedizione, ti siamo grati anche per questo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, grazie in modo particolare a David che ci ha aiutato in questo e soprattutto a Don Domenico che questa serata ci ha permesso anche di conoscere un po' meglio anche la spiritualità guanelliana. Grazie a tutti voi. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Condizione di Quaresima. Ricordo il prossimo appuntamento importante che sarà la celebrazione penitenziale la domenica pomeriggio delle Palme alle ore 16, un po' come ci ha chiesto di fare il nostro arcivescovo. E in quella celebrazione penitenziale saremo presenti 7 sacerdoti a confessare, quindi vediamo di, coi tempi che corrono non sono pochi, di partecipare a quel momento che ci introduce alla Settimana Santa.
Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte, grazie. Ciao. Grazie. Ciao.